Cari quaddisti, ed eccoci, Kanama, Team Motoworks, il pilota in testa al campionato, anche lui il nostro Dillon, venuto a Castellarano per testare il mezzo prima della gara della questa domenica che si terrà in Umbria. E lo vediamo cambiare i settaggi del suo mezzo e attuare probabilmente un abbassamento del manubrio per adattarlo meglio alla condizione di buche dure del crossodromo di Castellarano. Come vedete, questi piloti, grandi campioni internazionali, signori, le regolazioni le fanno, ne fanno tantissime, ma quando non hanno la squadra dietro se le fanno da soli, si tolgono il casco, problemi zero, e si danno tanto del gas. Questa è una cosa importante da imparare, perché senza questo non si cresce. Signori, stiamo parlando di un pilota ufficiale del Team Motoworks, del Team Kanama. Vengono, si allenano, fanno le loro regolazioni, importantissime tutte le volte, ogni volta che entrano in pista, ma non hanno bisogno di avere un camion ufficiale dietro con tutti i meccanici. Chiaro, ce l'hanno nelle gare, è importantissimo, ma quando vanno ad allenarsi caricano il mezzo, il furgone, via, come sta facendo il nostro Andrea Cesari, che arriva col suo mezzo, si fa le sue regolazioni, entra dentro, ci dà il gas e sinceramente i risultati si vedono. Eccolo qua Andreino, cazzo, Andrea, sto riprendendo, mi sbagli la partenza, porca grande Andrea. Signore, Andrea Cesari, vi ricordo, secondo posto al campionato europeo, è una manche dell'europeo, veramente un ragazzo di 18 anni che sta crescendo tanto e darà tante soddisfazioni all'Italia. Un ragazzo molto modesto e che è un piacere veder crescere e vederlo andare allo stesso passo dei grandi. Aspettavamo questo suo passaggio da anche l'anno scorso, siamo contentissimi di averlo visto entrare nell'Olimpo dei grandi in questo 2012. Signori, davvero, crossodromo di Castellarano, prove libere per il team Yamaha RZ con Edgar 911, Dillo Zimmerman, Team Motoworks DVT, Kanama ufficiale, tre piloti, una certezza. Adesso andiamo in pista a riprenderli dal vivo, la pista è veramente segnata dalla gara di motocross di campionato italiano che c'è stato questa domenica. Signori, Del Fero, da quaddisti.it, a presto.